a tutti. Allora, vi avevo già preannunciato che avrei fatto un video sui preferiti di settembre. Appunto, i prodotti che metterò in questo video sono pochissimi, sono quattro, quindi tenterò di fare un video abbastanza veloce, però ci tenevo appunto a parlarvi in modo positivo dei prodotti che ho acquistato e di cui sono rimasta soddisfatta. Allora, il primo prodotto l'avete già visto ed è lo smaltino di Schlecker ed è il grigio. Ed è il numero 259, è uno smaltino da 5 ml, costa 99 centesimi. Allora, io l'ho preso per scherzo questo smaltino, perché non sapevo che Schlecker producesse anche una linea di make-up che si chiama appunto Basic, e devo dire sono rimasta soddisfattissima. Ho visto che anche voi, vedendolo in uno dei miei video, lo avete apprezzato e vi dico che è fenomenale. Allora, il colore mi piace tantissimo, in più la stesura, la resistenza di questo smalto è fenomenale. Io ho fatto di tutto con questo smalto, nel senso che ho fatto dei lavori in casa e non si è scheggiato, è rimasto intatto per 5-6 giorni, quindi ve lo consiglio caldamente. Appunto, questo è il 259 se vi piace la colorazione, altrimenti ce ne sono delle altre, ma vale la pena di provare per 99 centesimi. È veramente un acquisto secondo me positivo. Poi il secondo acquisto di cui vi volevo parlare appunto è un latte corpo super idratante e elasticizzante all'olio extravergine di oliva biologico. Ovviamente è solo l'olio che è biologico, questo non è un prodotto biologico, è un prodotto made in Italy ed è della linea Mediterraneo. Spero che riusciate a vederlo. Come vedete io l'ho già utilizzato, quindi prima di parlarvene in modo positivo ho preferito andare avanti con l'utilizzo del prodotto. Ed è un latte corpo i cui principi attivi sono l'olio appunto di oliva, l'olio di jojoba o jojoba, burro di karité, vitamina E e glicerina. Ed è un prodotto veramente fenomenale, è un prodotto molto veloce, non essendo una crema corpo molto consistente, è un rapidissimo assorbimento, quindi potete metterla tranquillamente dopo la doccia e vestirvi nell'arco di pochi minuti, non avrete assolutamente l'effetto unto, comunque l'effetto della pelle appiccicaticcia. Ma e, al contempo però avete veramente una buona idratazione, io mi ci trovo parecchio bene. Penso di averlo trovato, di averlo pagato intorno ai 2,80€, 3€, non di più. Io l'ho acquistato alla Coop, però ho notato che è in vendita anche nei negozi Schlecker. Comunque dovreste trovarlo un po' di tutto, appunto la linea è Mediterraneo. Io ve lo consiglio, mi ci sono trovata veramente molto bene. Poi, allora, ho provato una palettina della collezione della Essence Denim Wanted. Mi è piaciuto particolarmente questo packaging appunto, no? Col magnetino, ed è ora ho ancora l'antitaccheggio attaccato, quindi è la 01 Forever Mine, penso si chiami, ed ha questi due colori, ed è questo azzurro e questo nero multiglitterato. Allora vi faccio velocemente due swatch. Devo dire che sono molto scriventi questi due colori. Con questi due colori ho fatto il trucco e il make up che avevo nel tag Se Fossi, se volete vedere l'effetto. Comunque sulla palpebra mobile appunto ho messo questo e poi sono andata a sfumare con il nero. A me sono molto piaciuti perché li trovo molto pigmentati e resistenti. Credo che la Essence mano a mano stia migliorando con la scrivenza degli ombretti. Ora, ecco, non mi sono preparata, non mi ricordo quanto costavano queste palettine, magari vi metto qualche annotazione, così ve lo comunico, e devo dire la verità, sono ottime. Queste mi sono piaciute particolarmente. Poi ho approfittato aiuto, dove l'ho messa? Ho approfittato degli sconti Essence e ho provato a prendere una palettina che non avevo mai comprato. Penso di averla pagata 99 centesimi ed è la numero 7 Party Animal. Spero che si riesca a vedere. Sono questi quattro colori e anche questi molto scriventi a parer mio. I più scriventi tra i due, secondo me, sono il verde e il giallo rispetto al viola e l'azzurro. Allora, faccio uno swatch. Questo è il giallo. Questo è il verde.
viola e questo è l'azzurro. Ho finito le dita. Vedete che il viola e l'azzurro sono secondo me meno pigmentati del verde e del giallo, io li trovo di gran lunga superiori questi due. E quindi se nella vostra città comunque ci sono gli sconti ancora della Essence e potete trovare qualche prodotto, secondo me questo è uno dei prodotti più validi per cui vale la pena spendere appunto 99 centesimi. Io sono rimasta soddisfatta. Forse mi sono piaciute più questa palettina e questa della Denim Wanted rispetto alla palettina con i cotti della collezione Return to Paradise. Credo che come pigmentazione siano molto più valide queste, nonostante appunto i cotti dovrebbero essere un attimo più intensi, però come durata e pigmentazione le ho trovate leggermente superiori. E niente, questi sono i quattro prodotti di cui vi volevo parlare. E nel frattempo vi invito ancora una volta a venirmi a trovare nella mia pagina Facebook, dove pubblico anche qualche mia piccola creazione da principiante, appunto con il fimo, come questo anello che probabilmente chi mi segue su Facebook avrà anche già visto. E mi sto sbizzarrendo con un po' di cose, magari ci saranno anche delle novità nei prossimi video. Nel frattempo vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima.